Innanzi agli uffici di presidenza delle commissioni 12ª e 14ª riunite, l'audizione informale dei membri del Parlamento europeo in merito alle proposte di regolamento relativo al certificato verde digitale. Desidero ringraziare anche a nome del presidente Stefano gli onorevoli Nicola Procaccini e Annalisa Tardino, che hanno avuto modo di approfondire gli atti in esame nel corso dell'iter presso la competente commissione del Parlamento europeo e hanno dato la propria disponibilità a essere auditi in proposito in questa sede. Comunico che in assenza di obiezioni l'audizione che sta per avere inizio sarà trasmessa in diretta audiovisiva sui canali Web TV e YouTube del Senato. Faccio presente che questa forma di pubblicità è stata autorizzata dalla Presidenza del Senato. Se non ci sono obiezioni, proseguiamo. Darei la parola agli ospiti in collegamento per lo svolgimento delle loro relazioni, ciascuna delle quali pregherei di contenere in un tempo massimo di 10 minuti. A seguire vi saranno 30 minuti complessivi per gli interventi delle senatrici e dei senatori e 10 minuti complessivi per le repliche. Allora, darei la parola all'onorevole Nicola Procaccini, membro del Parlamento europeo. Grazie per essere qui. Onorevole Procaccini, non la sentiamo. Se accende il microfono. Sì. Mi grazie sentite? Mille. Sì, adesso sì. Sì, grazie. Dicevo di nuovo buongiorno a tutti e grazie per aver organizzato questo incontro. Chiaramente si tratta di un dossier, quello sul certificato verde digitale, che è un passaggio fondamentale nella strategia complessiva di ripresa del nostro paese, ma io direi dell'intera Unione Europea, post-pandemia. Uno di quei casi, lasciatemelo dire, in cui l'interesse nazionale è certamente come dire, superiore alle appartenenze politiche, e devo dire che proprio questa è la sensazione, insomma, che c'è qui a Bruxelles, insomma, che si possa fare un buon lavoro nell'interesse nazionale anche al di là di quelle che sono le appartenenze di partito. Tra l'altro il fatto che sia io che l'onorevole Tardino, che saluto, siamo entrambi nel team negoziale del Parlamento europeo, credo rappresenti un valore aggiunto nella prospettiva di vedere incluse all'interno di questo provvedimento finale le istanze che riflettono un po' le aspettative nazionali. Ovviamente il governo dovrà fare la sua parte in sede di Consiglio, ma siamo già in contatto con la rappresentanza italiana su Bruxelles per un coordinamento proprio in previsione dei negoziati che dovranno svolgersi tra i co-legislatori europei e che condurranno poi alla finalizzazione dei due regolamenti che fanno parte del pacchetto normativo sul certificato verde digitale, perché vi ricordo che sono due regolamenti, uno quello in generale che serve ad agevolare la libera circolazione durante la pandemia di Covid-19 e l'altro è quello rivolto ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante sempre la pandemia, quindi vengono in qualche maniera resi omogenei nelle applicazioni del regolamento anche questi cittadini. Prima di entrare nel contenuto della proposta, un paio di aspetti di natura, diciamo, formale, se me lo consentite, cercando di non perché vi voglia annoiare, ma perché la tempestiva predisposizione di questo strumento è un fattore decisivo, dato che siamo ad aprile. L'estate si avvicina, devo dire, io qui a Bruxelles ho una nevicata che sembra Natale, ma comunque, insomma, ecco, la tempistica è determinante. Come saprete, il Parlamento europeo per questo, durante l'ultima seduta plenaria, ha deciso a larga maggioranza di aderire alla richiesta della Commissione von der Leyen di lavorare sulle due proposte di regolamento seguendo la cosiddetta procedura d'urgenza. Cosa vuol dire la procedura d'urgenza? Che sostanzialmente viene bypassata l'attività della Commissione LIBE, dove sia io che l'onorevole Tardino siamo entrambi coordinatori, e quindi ci si affida direttamente
alla responsabilità legislativa dell'aula plenaria. Detto questo, la tabella di marcia prevede che il Parlamento approvi la proposta durante la seduta plenaria di aprile, quindi tra il 26 e il 29, sulla base degli emendamenti a cui stiamo lavorando in questi giorni, 26-29 aprile, non so se l'ho detto. Dovrebbero poi iniziare chiaramente i dialoghi con il Consiglio, i famosi triloghi, nella speranza quindi di poter riuscire a votare un testo definitivo al massimo durante la plenaria di giugno, ed è già piuttosto tardi. Un calendario quindi molto intenso. Diciamo che entrando nel merito ci sono tre obblighi all'interno di questa proposta. Una è la predisposizione di una cornice legale per l'emissione del certificato verde digitale, che ricomprende tre diversi documenti, e adesso poi entrerò anche qui nel merito, che sono il certificato vaccinale, cioè aver avuto un vaccino quale che sia, senza distinzioni, un certificato di test che provi la non positività al Covid-19 negli orari precedenti, nei giorni precedenti allo spostamento tra uno Stato membro e l'altro, oppure un certificato di guarigione da Covid-19, quindi si presume avere anticorpi sufficienti per non contagiarsi e non contagiare. L'altro obbligo è quello di garantire quindi il mutuo riconoscimento di questi documenti fra i vari Stati membri attraverso un sistema quindi di interoperabilità tra i certificati emessi a livello nazionale. Il terzo obbligo è ovviamente quello di notifica. Cioè uno Stato membro è obbligato a comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione europea l'eventuale decisione di chiedere ai possessori di certificato verde digitale di sottoporsi ad alcune misure restrittive, come per esempio la quarantena, l'autoisolamento o un test, o addirittura si può arrivare all'estremo per cui viene negato l'ingresso nello Stato membro. E questo nonostante voglio ricordarlo, il regolamento sul certificato verde digitale non decida l'eliminazione delle limitazioni e delle restrizioni imposte dai singoli Stati membri. Diciamo che il certificato verde digitale si limita a normare il rilascio, l'accettazione e la verifica di alcuni elementi, ma non il loro impiego, ecco. Per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, politico, ci sono alcune priorità contenute in questo provvedimento. Innanzitutto c'è quella a cui penso teniamo un po' tutti, la priorità della difesa del principio di non discriminazione. Penso sia fondamentale impegnarsi appunto affinché il testo finale del regolamento non comporti neanche indirettamente degli effetti discriminatori nei confronti di chi può, non vuole vaccinarsi o non è stato ancora vaccinato. Purtroppo, lasciatemi dire, che leggendo un po' anche la cronaca nazionale, spesso viene erroneamente definito il certificato verde digitale come passaporto vaccinale. E questo è chiaramente un errore piuttosto grave, piuttosto sostanziale, che ingenera tutta una serie di problematiche, di aspettative totalmente fuori dal contesto di questo provvedimento. Come dicevo, questo provvedimento prevede tre certificati alternativi. È importante innanzitutto che non vi siano discriminazioni tra un vaccino e l'altro, ma soprattutto tra chi non è vaccinato e chi è vaccinato. E quindi in questo caso l'esibizione di un test negativo, come avviene già oggi sostanzialmente, chiunque voglia recarsi anche per lavoro in uno Stato membro deve dimostrare di avere un test negativo nelle 72 ore precedenti il volo, il cosiddetto test molecolare, perché viene anche qui poi chiaramente c'è un aspetto medico che andrebbe un po' meglio dettagliato riguardo il tipo di test che comportano, diciamo, la luce verde sul QR code che viene
ottenuto attraverso il certificato verde digitale. Comunque, ecco, sebbene questo strumento chiaramente non è uno strumento ottimale, è certamente uno strumento che in tempi di pace avremmo ritenuto folle, in realtà è decisivo per l'eliminazione di alcune pratiche, queste sì, di natura discriminatoria. E penso al contingentamento degli ingressi nei territori nazionali sulla base del paese di provenienza, del possesso o meno dello status di residente, oppure penso ai casi in cui può essere rifiutato l'imbarco aereo in ragione del possesso di un test molecolare magari redatto in una lingua non accettata o compilato in un formato che potrebbe metterne in dubbio l'autenticità. Insomma, ci sono ad oggi una serie di difficoltà che rischiano poi di tramutarsi in una forma di dumping turistico durante l'estate che sta per arrivare e certamente questo regolamento aiuta a contenere queste discriminazioni. Un breve passaggio sugli aspetti medico-scientifici, chiaramente il fatto che le informazioni scientifiche siano in continua evoluzione richiede ampi margini di flessibilità, inevitabilmente. Per questo ritengo che anche a seguito della sua applicazione questo regolamento dovrà poi essere adeguato a quelle che saranno le evidenze che verranno. Come dicevo, i test di autodiagnosi sono al momento esclusi dalla portata di questa proposta, ma magari poi in futuro ce ne saranno alcuni ritenuti di un'affidabilità accettabile, quindi rientreranno anche i test autodiagnostici, quindi potrebbero rientrare nella lista di documenti che fanno capo al certificato verde digitale. Così come se il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie dovesse ritenere che sono sufficienti meno di 11 giorni dall'ultimo test positivo per decretare la guarigione di un soggetto asintomatico, allora dovrebbe essere possibile aggiornare la legislazione in modo da garantire un rilascio più veloce del certificato verde in virtù dell'avvenuta guarigione. C'è un aspetto che riguarda i costi, chiaramente la Commissione prevede che il certificato verde digitale venga rilasciato gratuitamente, tuttavia chiaramente sottopongo a voi la riflessione sul fatto che a differenza di quanto accade per i certificati vaccinali o per quelli di guarigione, per quanto riguarda i test, in particolare i test molecolari, questi sono no, di solito normalmente a carico del cittadino e quindi questi sono obiettivamente dei costi che il cittadino che vuole muoversi deve sostenere, muoversi tra uno stato e l'altro. Un aspetto che credo meriti un'attenzione particolare è quello relativo alla costruzione di una dimensione internazionale di questo strumento. È chiaro che la proposta della Commissione, si focalizza su una dimensione interna, tuttavia, è possibile che, un domani, questa dimensione venga estesa, a livello anche, internazionale e intercontinentale. Tant'è che allo stato attuale sia l'OMS che l'ICAO, stanno vagliando strumenti simili al certificato verde digitale, proprio per ampliare il margine degli ingressi anche ai cittadini di paesi terzi, e quindi da questo punto di vista chiaramente è importante che venga predisposto un gancio normativo utile a rendere interoperabile questo certificato verde digitale con gli strumenti simili che già ci sono a livello internazionale. Per ciò che riguarda c'è chiaramente l'aspetto della protezione dei dati e quindi il diritto della privacy. Come saprete, la proposta della Commissione si basa sull'applicazione del concetto di minimizzazione dei dati. È previsto che la conservazione di questi dati venga affidata ai singoli Stati membri che emettono quindi il certificato e durerà, secondo la proposta, al massimo per il periodo durante il quale i documenti sanitari potranno essere utilizzati per la libera circolazione. Al contrario, quindi viene esclusa
In ogni caso, la possibilità di conservare i dati del possessore del certificato da parte dello Stato membro che accerta, quindi in entrata, o da parte della stessa Commissione europea. Quindi, per intenderci, lo Stato membro di destinazione potrà verificare soltanto l'autenticità dei certificati, ma non archiviare i dati contenuti nel certificato. Allo stesso tempo, quindi, il gateway, cioè il portale predisposto dalla Commissione europea, per far da ponte fra le infrastrutture di verifica nazionali, non assumerà, in alcun modo la funzione di database. In ogni caso, credo sia giusto adoperarsi affinché la legislazione assicuri un esercizio pieno del diritto alla privacy, e preveda effettivamente un passaggio minimo di dati, che sia limitato allo scopo di rendere i certificati interoperabili. Per quanto riguarda altri aspetti su cui ci sono obiettive perplessità, Onorevole Procaccini, la invito a chiudere, poi ci saranno magari le domande dei se, colleghi. Grazie senz'altro. mille, grazie mille. Cerco di chiudere. C'è uno degli aspetti più problematici, determinato dal fatto che il certificato verde digitale sarà obbligatorio finché c'è la pandemia, ma questa proclamazione di fine pandemia è affidata all'OMS, che ha sotto gli occhi un quadro mondiale, quando questo invece è uno strumento europeo. E quindi il fatto che magari ci siano dei continenti dove ancora la diffusione è particolarmente virulenta di Covid-19 potrebbe impedire il venir meno in Europa delle restri delle venir meno della li libera circolazione indipendentemente dal certificato verde digitale. Chiaramente ce ne sono diversi aspetti. Io, per concludere, vi dico questo. Credo che sia un punto di partenza, non sarà la panacea di tutti i mali, chiaramente questo certificato verde digitale, ma è un punto di partenza fondamentale soprattutto per la ripresa del settore turistico. Renderà i viaggi più prevedibili, eviterà che gli stati si organizzino in maniera bilaterale, come purtroppo stava accadendo tra alcuni stati europei mediterranei ed altri nord europei, creando quella sorta di dumping turistico che è veramente qualcosa di fastidioso e che occorrerebbe evitare. Resta la necessità quindi di coordinare le misure restrittive fra tutti gli stati membri, perché altrimenti c'è un caos davvero che pregiudica la libera circolazione delle persone. Insomma, è uno strumento di facilitazione il certificato verde digitale, tuttavia sta agli Stati membri ovviamente farne buon uso, assicurando, che i cittadini europei beneficino delle stesse condizioni di accesso su tutto il territorio europeo, indipendentemente dal fatto che sia stato rilasciato sulla scorta di un certificato vaccinale, un test negativo o un certificato, di guarigione. Ho cercato di essere quanto più sintetico rispetto a una proposta chiaramente molto complessa, però magari ecco, poi possiamo approfondire mano a mano anche a seguito di domande eventualmente poste dai colleghi italiani. Grazie mille, onorevole Procaccini. La parola adesso all'onorevole Annalisa Tardivo. Grazie. Sì, grazie. Ecco, adesso si sente. Grazie intanto per l'occasione di incontro. Saluto tutti, saluto il collega Procaccini, col quale ci troviamo sempre in commissione LIBE a lavorare. Cerchiamo di farlo nell'interesse dell'Italia. Beh, io cercherò semplicemente di aggiungere qualche dato rispetto a ciò che ha già detto il collega, che è stato veramente esaustivo e ha rappresentato quella che è la proposta di regolamento. Partendo innanzitutto da un dato che Nicola ha già esplicitato, ma volevo semplicemente approfondire, poiché è stato oggetto anche di dibattito interno, ovvero quello che è stato votato alla scorsa plenaria, diciamo, preceduto da un acceso e lungo dibattito in Commissione LIBE, ovvero la procedura utilizzata. Già Nicola ha spiegato che al momento
Noi abbiamo, diciamo, semplicemente lavorato e votato successivamente in sessione plenaria su la procedura da utilizzare. Le proposte chiaramente erano tre, diciamo, sulla base di quello che è il dettato normativo: la procedura ordinaria, quella accelerata e quella di urgenza. Volevo semplicemente sottolineare come è stata scelta a seguito appunto di un dibattito in commissione libe. La procedura d'urgenza ex articolo 163, però questo non significa che non avremo la possibilità di emendare il testo presentato dalla Commissione, poiché la procedura d'urgenza già prevede la possibilità che il lavoro venga svolto tutto in una sessione plenaria, ovvero come nel caso diciamo, per il quale abbiamo optato in più sessioni plenarie. E quindi, nonostante la scelta di questo tipo di procedura, è chiaramente connessa per quello che abbiamo cercato di rappresentare ad esigenze di celerità, peraltro adottate in questo ultimo anno di lavoro a Bruxelles più volte per tematiche riguardanti appunto la pandemia, ma anche per esempio nei casi, diciamo, per le procedure riguardanti la Brexit. Abbiamo però tuttavia, diciamo, tutelato il nostro potere appunto di emendare il testo della Commissione ed è da lì che partiremo. Abbiamo fatto più incontri in commissione libe a livello di coordinatori e riteniamo appunto, insomma, che la posizione nostra, parlo di deputati italiani, sia abbastanza chiara e univoca. La volontà è quella di consentire la libera circolazione, la ripresa dell'economia senza, diciamo, tuttavia, cercando tuttavia di tutelare i cittadini italiani ed europei. Il collega ha già chiaramente esposto, per cui io non mi voglio dilungare molto, quelli che sono i dati principali della proposta di commissione. Perciò voglio semplicemente rappresentare l'interlocuzione che è stata fatta con il Consiglio da parte della rappresentanza permanente, perché ritengo che sia anche importante capire il lavoro che la nostra rappresentanza permanente a Bruxelles sta cercando di portare avanti. Sempre nell'interesse dei cittadini italiani, e qual è il dibattito in quella sede, quindi diversa rispetto alla nostra. La rappresentanza permanente ci ha aggiornato in un'ultima riunione che è stata fatta del 31 marzo sullo status appunto dei lavori in consiglio. La presidenza portoghese ha indicato per le date del 14 aprile la data in cui il COREPER dovrebbe finalizzare la sua posizione. In alternativa si andrebbe al 21 aprile o comunque ad una data precedente alla sessione plenaria del PE di fine aprile per avviare rapidamente il dialogo interistituzionale. Ad oggi sono state tenute tre sessioni del COREPER e quattro sessioni di un gruppo di lavoro creato ad hoc ed è attualmente in corso un coordinamento da parte del Dipartimento Politiche Europee con tutte le amministrazioni coinvolte. Indico di seguito in maniera anche abbastanza veloce per consentire poi le domande, quali sono gli elementi fondamentali della discussione che si sono posti a livello appunto di dibattito tra la rappresentanza permanente e il Consiglio. Innanzitutto, come diciamo, è stato già sottolineato, il rispetto del principio di non discriminazione che riteniamo sia fondamentale ed importante. Abbiamo sottolineato come gli Stati membri per gli Stati membri che il risultato finale non porti anche indirettamente ad effetti discriminatori nei confronti di coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi, sottolineando pertanto l'importanza che il certificato verde abbia più componenti tra cui scegliere, e questo già è comunque inserito nella proposta della Commissione. L'evoluzione costante delle conoscenze medico-scientifiche, per cui è stato chiesto che l'intero esercizio debba appoggiarsi su basi medico-scientifiche forti, coinvolgendo fin dall'inizio e per tutto il percorso le competenti strutture europee, come le
CDC o l'EMA e quelle nazionali come l'AIFA e il Ministero della Salute. Chiaramente a fronte di un virus ci sono molte incertezze, come purtroppo abbiamo potuto già sperimentare, e il quadro delle informazioni è in continua evoluzione, per cui è corretto richiedere margini di flessibilità evidente per fare in modo che attraverso atti delegati lo strumento possa essere adeguato all'evoluzione delle conoscenze medico-scientifiche sul virus. È stato poi portato avanti un serio dibattito su quelle che sono le centralità, diciamo, degli aspetti tecnici, perché per gli Stati membri esistono due binari paralleli e devono esistere due binari paralleli: il lavoro legislativo a Bruxelles e il lavoro tecnico per mettere in piedi l'infrastruttura digitale di competenza delle capitali. Sono due lavori che devono necessariamente procedere di pari passo, pena il rischio di avere un regolamento pronto senza che sia pronta anche la relativa infrastruttura tecnica per l'emissione dei certificati da parte dei singoli Stati membri. A tal fine sono in corso contatti tra Roma e la DG Connect e la DG Sante, poiché la Commissione sta già assistendo gli Stati membri nello sviluppo delle infrastrutture per consentire appunto, diciamo, il corretto inserimento e funzionamento della struttura, che altrimenti chiaramente rimarrebbe, diciamo, solamente un dettame legislativo privo del dovuto funzionamento. Ancora la discussione con il Consiglio si è centralizzata anche sulla protezione dei dati. Già su questo è stato esposto da parte del collega, e sottolineo, diciamo, che è un aspetto appunto tecnico ma importante. La proposta prevede già alcune disposizioni e il Consiglio si sta orientando nella direzione di chiederne un rafforzamento per avere certezza che i dati raccolti siano utilizzati solo ai fini della proposta e nel pieno rispetto della normativa europea. La Commissione ha chiesto un parere al Board, del garante della protezione dei dati, che arriverà, in realtà è già arrivato, e che dovrebbe essere ed è allineato appunto alla normativa. Diverse delegazioni nazionali hanno chiesto di rafforzare i passaggi in tema di protezione dei dati attraverso l'utilizzo di un linguaggio anche più garantista. Alcune delegazioni chiedono ancora di chiarire dettagli sull'eventuale trattenimento dei dati, considerata la loro natura sensibile, e questo è anche un punto, diciamo, focale del dibattito. Credo, insomma, che lo inseriremo nelle nostre, diciamo, discussioni tra gli emendamenti più importanti, perché ci è stato assicurato che il certificato debba essere temporaneo, ma dobbiamo anche capire, diciamo, cosa si intende per temporaneo. E poi la dimensione internazionale, ovviamente, come è stato già riferito, il focus del dibattito è sulla dimensione interna dello strumento, ma il Consiglio ritiene che non si possa restare ciechi di fronte al dato internazionale. Alcune quindi delegazioni hanno chiesto di mantenere un aggancio di interoperabilità con quanto avviene a livello internazionale, in grado di consentire, quando possibile, di procedere alla revisione della raccomandazione numero 912 relativa agli spostamenti da e verso i paesi terzi, chiedendo che il nostro sistema, seppur avanzato, non dovrà essere del tutto avulso dalla realtà e dal confronto con gli sviluppi delle realtà internazionali e di altri paesi. Quindi questo, diciamo, semplicemente per integrare quanto già esposto sullo stato dell'opera di avanzamento dei lavori e su quello che come rappresentanza è stato chiesto in seno al Consiglio. Io sono chiaramente disponibile per qualsiasi domanda. Grazie. Grazie, onorevole Tardino. Allora, chi prende la parola delle colleghe e colleghi? Senatrice Boldrini. Grazie Presidente, ringrazio i due colleghi europarlamentari per questa relazione molto importante che ci aiuterà nelle
nel dirimerci per poter dare eventuali suggerimenti per quanto riguarda questi certificati verdi. E devo dire che soprattutto il punto di partenza mi è piaciuto molto il fatto di normare a livello dell'Unità Europea un qualcosa che adesso tentennava, perché purtroppo insomma alcuni stati erano già andati avanti, alcuni rimanevano indietro e quindi si penalizzava sicuramente una normalità insomma per i nostri cittadini che, come giustamente avete detto, insomma si tratterà di riprendere quella circolarità insomma anche dal punto di vista turistico senza penalizzare nessuno e senza andare appunto contro le discriminazioni, come è stato detto. Ma una cosa che vorrei chiarire in particolare, per quanto riguarda i certificati vaccinali, parliamo dal primo punto perché, come avete detto, certificato vaccinale, test e certificato di guarigione, senza ovviamente nessuna preclusione di ogni tipo di vaccino, e questo va benissimo, però sappiamo che ci sono vaccini che danno un'immunità rispetto all'altra. Quindi a quale punto della vaccinazione deve essere fatto, cioè, deve essere fatto il vaccinale, perché sappiamo che non tutti immunizzano per un certo periodo di tempo, cioè un tempo diverso fra i vari vaccini, quindi questo potrebbe essere, ma lo dico proprio anche per, come posso dire, come riflessione, ad alta voce, perché sappiamo insomma che non tutti purtroppo danno gli stessi esiti, se si assomigliano tutti, perché arrivano quasi tutti a una grandissima percentuale, e poi anche la periodicità, perché sappiamo che l'immunizzazione, valutiamo, ecco, per fortuna insomma siete sempre e siamo sempre accompagnati anche dalle competenze scientifiche che ci aiuteranno in qualche modo a modulare meglio la legislazione. Il fatto invece dei test antigenici e gli altri, i certificati di guarigione, come posso dire, abbiamo visto che purtroppo anche su questi c'è qualche perplessità, e quindi ve la rimando insomma per capire anche su questi perché avete scelto proprio questi tre test. L'altra cosa, il collegamento diretto, avete detto, fra gli stati membri, quindi le autorità degli stati membri. Quale autorità degli stati membri? Perché ovviamente i ministeri della salute, le agenzie competenti, non lo so, qui non riesco a capire quali sono il collegamento diretto appunto fra gli stati membri e quali sono quelli che devono in qualche maniera corrispondere. Poi l'altra cosa che mi ero assegnata, ecco, il tema dei dati, quello sicuramente è un tema secondo me fondamentale per capire la gestione dei dati in capo a chi rimane, lo avete detto voi per quanto riguarda la longevità della tenuta dei dati e quella riferito alla fine della pandemia, che ogni Stato membro in questo momento, cioè le emergenze noi le abbiamo dettate in un periodo di tempo, ma non tutti gli Stati membri, quindi credo che un coordinamento con l'OMS sia necessario straordinariamente in questo caso, non possiamo andare un po' per uno Stato va bene e il resto del mondo no, perché anche questo è veramente molto importante. L'altra cosa che diceva invece la collega Tardino, e che mi fa piacere se ci riusciamo a livello europeo, perché non ci siamo mai riusciti a livello purtroppo Stato Italia, avere un'infrastruttura unica che possa colloquiare fra tutti gli Stati membri. Sarebbe un grandissimo risultato, perché così si potrebbe davvero avere questa interconnessione. Quindi chiedevo, ecco, soprattutto sui dati, sulla tipologia dei vaccini e come mai avete scelto queste tre tipologie di certificato, oltre al trattamento dei dati, insomma, da mantenere a capo di chi, garanti nazionali o garante europeo. Queste sono le mie domande. Grazie comunque per il vostro lavoro. Grazie senatrice Boldrini. Altre? Senatrice Fregolent. Grazie, buongiorno. Io ringrazio per le due relazioni che sono state davvero molto esaustive, che hanno come obiettivo soprattutto la libera circolazione dei cittadini non soltanto in Europa, ma anche speriamo quanto prima nel resto del mondo. Il fatto che si tenga in considerazione le varie tipologie di soggetti, sia chi ha fatto il vaccino, chi invece
potrà avvalersi di un test antigenico e chi invece è guarito e quindi ha gli anticorpi penso sia fondamentale, così come fondamentale è la sicurezza dei dati che circolano, perché sappiamo comunque che la cyber security è uno dei temi con cui ci si deve confrontare, e vediamo continuamente e costantemente come i sistemi siano facilmente siano vulnerabili e i dati possano essere facilmente esportabili. Quindi si tratta di dati sanitari, dati sensibili, e credo che l'attenzione, un'attenzione speciale e specifica per questo tema sia assolutamente dovuta. Io volevo capire se, pur essendo la questione o comunque le tecniche ancora non o i test salivari non ancora certificati, a che punto siamo, soprattutto per i bambini che viaggiano e quindi magari un test antigenico diventa particolarmente invasivo. E sui test molecolari invece potrebbero essere uno strumento agile che viene utilizzato dalle aziende, soprattutto dalle aziende che lavorano con l'estero, se avete fatto un'analisi delle strutture, delle tempistiche e se si è in grado comunque di garantire alle aziende dei risultati veloci, cioè nell'arco delle 48 ore almeno in tutta l'Europa. Questo perché ovviamente il test molecolare è quello più sicuro, è quello che certifica meglio, ma è necessario che comunque che le aziende siano messe nelle condizioni di poter avere delle tempistiche certe per poter inviare magari i propri dipendenti in sedi estere dove svolgono il proprio lavoro. Grazie. Grazie senatrice Fregolent. Altri? No, allora io vorrei chiedere questo. È molto interessante quello che diceva il collega sulla questione dei costi, collega Procaccini, perché del certificato verde digitale il certificato di vaccinazione non costa, l'avvenuta guarigione non costa, l'unico problema sarebbe quello sui test che attualmente appunto è almeno in Italia a carico dei cittadini e cittadine. Questo secondo me è un punto da affrontare. Come pensavate, come la discussione anche tra gli stati e se ci sono anche degli indirizzi di presentare emendamenti su questo e come gli stati membri possono affrontare questo tema, perché credo che questo sia un punto dolente della discussione. E poi è molto interessante quello che diceva l'onorevole Tardino, che il governo italiano sia già in contatto con la DG Connect per affrontare questo tema dell'interoperabilità dei dati e di come si costruisce davvero l'infrastruttura, perché questo è un tema difficilissimo, perché appunto, come molto opportunamente sottolineate voi, si rischia di avere un impianto normativo senza, diciamo, poi la possibilità di applicare. Io su questo penso che dovremo correre e costringere appunto gli Stati membri e l'Europa a provvedere subito all'infrastrutturazione tecnica. Bene, allora se non ci sono altre domande. Ah, ecco. Allora, senatrice Castellone. Grazie Presidente, ringrazio i colleghi per la relazione molto esaustiva. Io personalmente ho due dubbi in particolare. Il primo è sulla validità nel tempo di questo certificato, ovvero noi sappiamo che si sono verificati diversi casi di infezione anche dopo il vaccino, e quindi come pensiamo di avere la certezza che pure un certificato di avvenuta vaccinazione poi non invece possa in qualche modo nascondere una positività al virus. Il secondo è, gli Stati membri hanno ancora la facoltà comunque di imporre delle misure di auto-isolamento per tutti i soggetti in arrivo, quindi in qualche modo la validità poi del certificato verde digitale viene superata.
E infine l'ultima osservazione, noi chiaramente in Italia siamo ancora ad un livello molto basso di copertura vaccinale, quindi come pensiamo in questo momento storico in cui ancora non siamo riusciti ad attivare la vera e propria campagna di vaccinazione di massa, di prevedere uno strumento simile che invece andrebbe forse valutato solo nella fase in cui il vaccino effettivamente è disponibile per chiunque voglia vaccinarsi. Cioè noi qui siamo ancora nella fase in cui stiamo vaccinando i soggetti fragili e la copertura anche per i soli soggetti fragili è ancora molto molto bassa. Grazie. Senatrice Castellone, senatore Mautone. Grazie Presidente, ringrazio i colleghi per le informazioni ricevute. Mi ricollego un poco a quanto detto anche, se non ricordo male, dalla collega Fregolent. Volevo avere maggiori chiarimenti per quanto riguarda come si intende rapportare questo certificato per l'età sotto i 16 anni, che poi è la problematica maggiore. Non essendoci disponibilità allo Stato di vaccini sperimentali e quindi non sono, e sembra anche che, per esempio, leggevo che l'AstraZeneca, il vaccino AstraZeneca, è stata sospesa la sperimentazione ad Oxford, che è il centro della cosa per l'AstraZeneca, sotto, che era iniziata da poco, per i bambini, per gli adolescenti sotto i 16 anni. Quindi è una problematica che secondo me è importante, in quanti nei viaggi molto spesso le famiglie ovviamente portano avete, come si intende, o se c'è già un orientamento per cercare di orientare, di comprendere anche i ragazzi e qual è il futuro di questa situazione. Grazie. Allora, bene, ora la parola agli onorevoli Procaccini e l'onorevole Tardivo per reagire appunto alle nostre domande. Grazie. Chi comincia? Onorevole Tardino, forse. È uguale, per me è indifferente. Annalisa? Sì. Allora, inizio io. Tu? Diciamo, ho preso degli appunti, magari là dove non rispondo io, poi insomma proseguirà Nicola. Allora, intanto credo insomma una cosa, diciamo una tra le cose che ho sentito più volte è quella insomma dei dati e della protezione dei dati. Ci è stato chiesto insomma come pensiamo che possano essere diciamo gestiti. Allora, i certificati intanto è stato chiaramente indicato dalla Commissione, su questo ci lavoreremo chiaramente presentando i nostri emendamenti che terranno conto di quello che è la posizione e di quello che anche stiamo apprendendo oggi in questa seduta, per far sì appunto insomma che siano i nostri emendamenti, quelli degli italiani, insomma più confacenti alle vostre richieste ed esigenze. È stato chiaramente, dicevo, chiarito da parte della Commissione che non ci sarà nessuna diciamo, deroga al regime di protezione dei dati dell'Unione Europea, che ad oggi, ricordo, vengono diciamo, gestiti attraverso il regolamento europeo che disciplina il General Data Protection Regulation, quindi il GDPR, ovvero il regolamento che disciplina la gestione dei dati da parte delle aziende. Ricordo che vi sono diciamo, dei principi fondamentali su cui questo regolamento poggia, che sono indicati nell'articolo 5 dello stesso, ovvero innanzitutto la liceità, la correttezza e la trasparenza, la minimizzazione dei dati, ossia i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati quanto necessario rispetto alle finalità dei trattamenti. Ricordo ancora appunto diciamo, che gli emendamenti dobbiamo presentarli e che noi chiederemo che siano indicati minor dati possibili rispetto appunto semplicemente quelli che saranno reputati necessari per raggiungere la finalità, e questo in linea con quanto oggi già a livello normativo europeo succede appunto con questo regolamento. L'esattezza e l'aggiornamento dei dati
la conservazione per un tempo non superiore a quello necessario. Anche questo, diciamo, ad oggi sarà oggetto appunto di dibattito e di non abbiamo ancora, diciamo, la proposta diciamo, completa, e quindi dobbiamo ancora esaminarla, ma chiederemo chiaramente che vi sia un aggiornamento specifico e una temporaneità chiaramente limitata alla finalità da raggiungere, al tempo necessario. Magari potremmo anche proporre limitata al tempo della durata del viaggio, ma è tutto chiaramente in divenire. L'integrità, il regolamento si basa ancora sul principio di integrità e riservatezza, quindi da questo punto di vista ci è stato rassicurato che la proposta della Commissione non tradirà quelli che sono i principi fondanti del regolamento, che già regola appunto la protezione dei dati, che disciplina la protezione dei dati. Non ci sarà quindi è stato chiarito che non ci sarà una banca dati dell'Unione, non sarebbe una banca dati dell'Unione Europea, né rimarrebbero conservati dagli Stati membri, ma sarebbero semplicemente limitati al periodo della durata temporanea, che chiaramente è da stabilire. Limitata alla veridicità del certificato tramite firma digitale. Ecco, considerate le segnalazioni anche di frodi e di vendite illecite, certificati e test fraudolenti riportati da Europol. Quindi cercheremo, ci è stato garantito dalla proposta della Commissione il rispetto assoluto del regolamento europeo. Livelli di copertura vaccinale, anche da questo punto di vista, come già era stato detto nella presentazione della proposta, è chiaro che le problematiche riguardanti alla copertura vaccinale, al periodo, sono ancora oggetto di discussioni, tant'è che abbiamo precisato che è stato chiesto già dalla rappresentanza, e lo ribadiremo anche noi in sede di di emendamenti, che vi devono essere che vi sono già delle proposte alternative, quindi legate sia al vaccino per chi lo ha, e chiaramente riteniamo che sia nella proposta non si possa tener conto della doppia del vaccino completato, dal punto di vista medico, quindi della doppia dose, se è richiesta una doppia dose al momento, sulla base di quelle che sono le indicazioni medico-scientifiche, ovvero così come oggi peraltro accade per potersi spostare, dai tamponi, dalla presentazione di un tampone molecolare, tant'è che la proposta di regolamento, come ha detto Nicola nella presentazione, prevede appunto tre livelli di certificati: quello vaccinale, quello legato alla temporaneità del tampone molecolare o di un certificato di guarigione. Però chiaramente, come abbiamo anche detto prima, è tutto legato, è tutto in divenire, è legato alle conoscenze scientifiche, per cui abbiamo anche chiesto che il certificato, che la procedura possa essere sempre connessa con i dati scientifici acquisiti via via, e che sia resa flessibile con la possibilità appunto di modificarla con atti delegati. Certificato, guarigione. E per quanto riguarda le autorità degli Stati membri, io ho già brevemente prima accennato che riteniamo sia importante che vengano coinvolte le autorità sia a livello scientifiche, sia a livello europeo che quelle nazionali. Quindi a livello europeo sicuramente l'EMA, mentre a livello nazionale certamente il Ministero della Salute, coadiuvato dall'AIFA. E poi avevo appuntato questo, non so Nicola se tu hai appuntato altro e volevi aggiungere. Sì, dunque, sì. Intanto chiarire su un aspetto fondamentale: la proposta è della Commissione europea, non del Parlamento europeo, che siamo noi, che siamo io, Annalisa in questo caso, che possiamo appunto emendare così come può fare il Consiglio dell'Unione europea
per arrivare poi, dopo questo trilogo, al testo finale. Fatta questa premessa, per quanto riguarda i vaccini, credo l'abbia detto anche Annalisa, è l'EMA che stabilisce quali vaccini in Europa vengono ritenuti efficaci ed affidabili nel lungo periodo, tali da poter garantire, diciamo, la luce verde all'interno del certificato verde digitale. Per quanto riguarda i vaccini non approvati dall'EMA, faccio l'esempio lo Sputnik, che è in utilizzo per esempio dal governo ungherese, in quel caso sarà a discrezione dello Stato membro, diciamo, in entrata, dare validità o meno, efficacia o meno a quel vaccino. Però diciamo che l'EMA è quella che stabilisce in generale quali sono quelli consentiti. Sulla durata e sull'efficacia, lì non posso aggiungere molto a quanto è stato già detto. Chiaramente è uno strumento dinamico questo certificato verde digitale, che inevitabilmente seguirà i progressi scientifici. Stessa cosa vale per i test. Noi sappiamo che ad oggi ci sono alcuni tipi di test che garantiscono una certa efficacia, ma certezze non ce ne sono. Si segue, ripeto, il progresso scientifico, la conoscenza che mano a mano si fa di questa malattia e del modo per contrastarlo, ed il certificato cerca di seguire questo percorso. Per spiegare meglio, quindi ci sarà questo QR code presente sugli smartphone, perché ha uno smartphone, oppure sarà stampabile su carta, che verrà presentato all'imbarco di un aereo o all'ingresso, nel momento in cui si sale su un treno o all'ingresso in frontiera, e lo Stato e gli ufficiali che saranno predisposti a controllare questo QR code potranno quindi consentire o meno l'accesso in virtù di quello che segnala il QR code. Per quanto riguarda i costi, purtroppo lì anche dipende invece dagli stati nazionali. Noi sappiamo che alcuni test sono particolarmente costosi in alcuni stati membri e molto meno costosi in altri, proprio gli stessi identici tipi di test. Quindi forse sì, si può provare attraverso emendamenti a rendere più uniforme sull'intera Unione il costo di alcuni tipi di tamponi, particolarmente di quelli molecolari, però poi ricordiamo che dipende dagli stati nazionali, insomma, stabilirne i costi. Infine, resta dire questo, che si tratta di uno strumento chiaramente che serve ad agevolare la libera circolazione, ma che non potrà mai garantire una copertura totale rispetto al rischio di infezione. Questo è evidente, perché gli stessi vaccini non lo garantiscono, non garantiscono la copertura totale e indefettibile. Pertanto chiaramente si cerca di favorire la libera circolazione contenendo quanto possibile la diffusione del Covid-19. Si fa un'analisi del rapporto costi-benefici e si lavora su quella, ben sapendo che è uno strumento urgente, perché, ripeto, ci siamo resi conto che alcune nazioni che erano particolarmente avanti sulla vaccinazione, faccio l'esempio dell'Inghilterra, per esempio, hanno in questo momento un boom di prenotazioni turistiche, proprio perché chiaramente sono una forma di attrazione per il turismo internazionale. Peggio ancora, abbiamo notato che c'erano alcune nazioni che avevano creato dei corridoi turistici, stabilendo rapporti bilaterali con alcuni governi del Nord Europa, e anche lì, insomma, dire, mettendo, creando una sorta, come dicevo prima, di dumping, per cui per attirare i turisti si sceglie di abbassare ogni tipo di barriera, diciamo, protettiva rispetto alla diffusione di Covid, o peggio,
sfruttando una campagna vaccinale che in alcune nazioni è molto più avanti rispetto all'Unione Europea, dove penso di poter dire che insomma c'è un ritardo oggettivo, tutta questa serie di fattori che rischiano di essere particolarmente penalizzanti per una nazione come l'Italia, che chiaramente ha una vocazione turistica tra le più importanti del pianeta, e quindi insomma deve far di tutto perché ci siano condizioni più facilitate possibili alla libera circolazione delle persone, evitando per quanto possibile la libera circolazione del virus. Grazie veramente agli onorevoli Procaccini e Tardivo, anche al nome del Presidente Stefano. E sono state molto preziose le vostre informazioni, magari non esiteremo a chiedervi nel corso dell'iter qualche approfondimento in più, a chiedervi. Presidente, scusi, sì, so che sono fuori tempo, ma posso fare una domanda semplice? So che sono fuori tempo, ma... Sì, velocissima, che alle 10 abbiamo aula, senatrice Bonino. Sì. Velocissima. Posso? Sì, velocissima. Ma la questione della reciprocità, ammettiamo l'Italia non è pronta per luglio, cosa che tendo ad affermare, ma arriva un signore dalla Germania con questo certificato. Che fa? Che succede? Noi non siamo pronti neanche per verificare, questo lo do quasi per certo, ma arriva un signore dalla Germania col suo certificato. È un regolamento, quindi vale erga omnes. L'ho ben capito. Dopodiché... Ma in teoria sono d'accordo con lei, è un regolamento. Potremmo avere noi una diffusione in quel momento ancora piuttosto critica, e questo chiaramente potrebbe essere un problema, però... diciamo che è uno strumento chiaramente che fa leva anche sull'ottimismo dei trend. Siamo tutti ottimisti e tutti determinati, ma il signore tedesco col certificato che arriva alla frontiera, mentre noi non abbiamo strumenti ancora, questo signore se ne torna indietro? No, non può essere respinto. Gli può essere applicata una misura aggiuntiva, per esempio una quarantena, per intenderci. Una quarantena di X giorni, ma non può essere respinto. Ok, ho capito. E non si escludono le misure di restrizione, naturalmente. No. Bene, ancora vi ringrazio moltissimo a nome del Presidente Stefano. Buona giornata, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.